Seconda vittoria consecutiva casalinga per la Enel. Gli uomini di Piero Bucchi hanno giocato una partita fantastica ed hanno costretto la Vanoli alla terza sconfitta consecutiva. Lombardi ancora a bocca asciutta ed in coda alla graduatoria. Verso la fine del secondo quarto, il break decisivo in favore dei pugliesi, che salivano a più 14. Nella ripresa non c'era più storia. Brindisi dominava e a circa 12 minuti dalla conclusione aveva già archiviato la pratica posta in palio. Più 27 per i padroni di casa, che hanno tirato bene da 2, 57,9%, e benissimo da 3, 50%. Il grande protagonista della serata è stato senza dubbio Jerome Dyson, 31 punti in 32 minuti per l'esterno statunitense della Enel, con 7 su 8 da 2 e 5 su 9 da oltre l'arco, 21 i punti di Campbell con 5 assist e 26 di valutazione. La doppia 11 punti e 10 rimbalzi di James.